Ragazzi, buon Gododay e bentornati incredibili nell'ultimo episodio extra di Pop Vivreda in capitolo 3. Vi racconto un attimo le mie disavventure quotidiane. Calcolate che oggi sono venuto con i buoni propositi di registrare, pensate, almeno 3-4 video gameplay incredibili. E forse ne riuscirò a registrare solamente uno, cioè questo, perché la situazione sta andando un pochettino fuori controllo. Dico questo perché oggi l'acqua mi sta perseguitando, sta diluviando in una maniera che voi non avete idea. Per arrivare qui mi sono inzuppato e per completare questa trilogia acquosa incredibile, il mio bagno dell'ufficio sta avendo dei problemini e mi sta letteralmente uscendo tutta l'acqua da sotto il cesso. Quindi questa giornata finirà con un incontro molto simpatico tra me e il mio caro idraulico, però siamo positivi che la situazione bagno non esploda, quindi speriamo che l'acqua defluisca da sola e che non ci sia un piccolo blocco nel sifone del cesso. Vorrei evitare anche questo, sarebbe proprio, ripeto, una giornatina proprio dedicata all'acqua. Io sono venuto con tutti i buoni propositi per registrare e mi ritrovo pure per terra. Mi sa, proprio nel primo episodio di Poppy Playtime Extra ti feci proprio la battuta che appunto ogni mese io mi faccio i conti sui soldini che posso magari investire per il canale tramite un gioco, tramite un acquisto di qualche cosa che mi serve. Però ovviamente se io ho qualche cosa extra, quella fonte che tengo da una parte la devo usare là, come è successo con le luci. Io mi feci la battuta: speriamo che aprile non inizia con qualche cosa di imprevisto. Ecco fatto, vedrai se non devo spendere i soldini che mi hanno messo da parte per l'idraulico. Speriamo di no. Ragazzi, pregate il Godoverse che il mio bagno si riprenda, così almeno non devo spendere soldini per il bagno. Sarebbe una cosa carina e soprattutto un piccolo regalo pasquale che gradirei tantissimo, perché sto registrando questo video poco prima di Pasqua. Comunque, oggi dovremmo finire Poppy Playtime capitolo 3. Tra l'altro ne approfitto per ringraziarvi tantissimo per il debutto di Project Playtime sul canale. Ho visto che vi è piaciuto tantissimo sia lo shorts sia il primo episodio. Tranquillo, la serie di Project Playtime continuerà. Eravamo arrivati, se non sbaglio, sto leggendo i miei appunti, eravamo arrivati proprio alla caverna dove dobbiamo sentire la VHS numero 7, che è quella di Stuart e Rich. In questo episodio incredibile affronteremo Dog Day, affronteremo Catrap e discuteremo su alcune cose che mi avete detto. Tra cui una cosa simpatica che mi avete detto, io farei intanto continua. Voglio dire subito questa cosa che mi avete confermato: avete presente quante volte vi ho ripetuto, ma quella famosa casetta dei bambini? Ecco, la casetta dei bambini mi avete confermato essere il luogo dove noi affrontiamo gli Smiling Critters piccolini, il circo praticamente, è quella la casetta dei bambini. Vi ringrazio di avermi confermato questo dubbio sus. Allora, tra l'altro qui in giro c'è Catnap con l'altarino, non vorrei perdermelo questa volta. Prima cosa, ci sentiamo questa cassetta incredibile, che è la cassetta, come ho detto, numero 7 di Stuart and Rich, incredibile. Allora, sono due personaggi molto sus. Se non sbaglio, Rich è sempre quello permaloso che abbiamo sentito un sacco di VHS sia nel capitolo 1 che nel capitolo 2. Io vi feci la battuta nell'altro episodio che c'è una teoria per il quale noi potremmo essere proprio Rich. Invece, per quanto riguarda Stuart, alcuni di voi mi hanno detto che Stuart potrebbe essere diventato Dog Day, perché infatti Dog Day sembra adulto, non sembra un ragazzino messo in un giocattolo, sembra una persona adulta. Quindi potrebbe essere Stuart. Quindi Stuart ha fatto quella fine, e forse proprio per quello che ci parla in quel modo, perché magari un po' ci riconosce, perché noi siamo Rich, che eravamo il suo migliore amico, forse. Però direi di sentire la VHS. Tra l'altro qui c'è la zampetta di Catnap, Vedi, sempre per maloso lui. Nothing. Let's just get this shipment dropped and go. I take it you're not a fan of this place. Nope, never liked the feel of it. Don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? We're not even allowed to talk to these kids. Isn't that... Sorry, Stu. Sorry? Sound like the retirement. Vedi, loro sono amici, si chissà da quanto si conoscono. I'm trying to say this, I'm a lovely man, but I gotta control my temper. So, I'm doing it for her. You're just different, Rich. Honest to a fault. But I always liked that about you. Yeah. Ma ecco una cosa che non vi ho detto, intanto che raccontano questa cosa incredibile. Quando noi vediamo le VHS c'è sempre un'immagine, in questo caso c'è la zampetta di Catnap. Queste immaginette che ci sono nella VHS sono un sus indizio di quello che noi stiamo sentendo? I'm actually thinking about... I think there's a decent guy, an honest, hardworking man. You prove me right? I'd say your chances are pretty good. Wow. Say, I'm just glad to see not everyone in this place has it out for me. Not everybody, Rich. Not everybody.
Sì, questa è una VHS che forse nasconde dei segreti sus. Ripeto, le due teorie su Stuart Rich ve le ho dette. Ora voglio un attimo leggere gli appunti. No, vabbè, iniziano che parlano appunto dell'ascensore. Stuart Rich iniziano a parlare del posto e dicono che i bambini dovrebbero avere la luce del sole e il cielo vero invece che tutto dipinto. Stuart spiega che poiché il ritiro è imminente, quindi il fatto che va in pensione, deve considerare di dare il ruolo a qualcun altro, e quel qualcuno potrebbe essere Rich. Rich commenta che è contento che non tutti in questo posto lo abbiano escluso e che forse considera Stuart un amico. Molto interessante questa cosa, in caso ci sono altre chicche su questi due personaggi secondari, ditemele perché sono veramente curioso. Allora, la prossima VHS, ve lo dico subito, questa me la sono appuntata con 4 stelline da ricordarmi, è la famosa VHS di Cattrap, quella che mi avete ripetuto in tantissimi essere importantissima, che io mi sono perso malissimo, perché si trova all'inizio della casetta per bambini. Questa parte ve la taglio perché l'abbiamo vista in Blind Run, è un enigma abbastanza tranquillo, quindi ci vediamo tra poco. È incredibile come questo qui, che sembra gigantesco, sia uno degli enigmi più facili dell'intero gioco. Adesso mi pare che c'è Cattrap, o ricordo molto molto male. Eccolo qua! Io questa cosa me l'ero completamente persa in Blind Run. Quindi prega, vedi? Se penso che io questa cosa me l'ero persa perché era l'episodio di Miss Delight, ero completamente nervoso e non l'ho proprio visto Cattrap. Ma posso interagirci? Cioè, se gli sparo un bengala che succede? Vabbè, almeno ci vediamo meglio, eh? Cattrap di fatto sta pregando quest'altare. Quest'altare dovrebbe ricordare il prototipo. E questa cosa ce la confermerà anche Holly. Non mi ricordo se dopo che affrontiamo Dog Day, che ci fa proprio la battuta, che è una battuta molto su Holly. Se ti sei spaventato dell'altare che hai visto là sotto, non hai idea di quello vero. Quindi vai a capire se in realtà veramente Holly è il prototipo, ha fatto la battuta che ti sei stupito di quello, il cosino lì, vedi, quando mi vedi a me che sono gigantesco, vedrai che paura che fai, no? Però è incredibile questa scena, molto molto importante. Però peccato che non succede nient'altro. Non mi ricordo se qualcuno di voi me l'ha detta. Vedete che là sopra c'è il corpo del Caterpillar del capitolo 2? Secondo voi il cadavere del Caterpillar lì sopra, che è bello grosso, è il Caterpillar del capitolo 2 o un altro random? Perché di fatto quello noi non sappiamo se è morto o vivo, perché Mummy Long Legs non lo ammazza. Potrebbe essere lui, perché è fatto di tanti giocattoli. Non mi dispiacerebbe, perché quella creatura mi sta veramente antipatica. Playhouse. Questa, come vi dicevo poco fa, è il luogo dove affronteremo gli Smiling Critters piccolini e il povero Dog Day. Tra l'altro ha senso che qui ci sia l'altarino del prototype e qui c'è la galera dove tiene i Dog Day. Qui ci dovrebbe essere la famosa videocassetta che mi sono perso ed è tra le più importanti di tutto il capitolo 3, che dovrebbe essere sotto la tendina. Tra l'altro questa cosa è bellissima, che ti fanno subito capire come usare il bengala, no? Ti fanno venire addosso questa orribile creatura. Guardali. Eccola! Ok, perfetto. Prima di sentire la VHS, voglio parlare un attimo di questo personaggio sus. Allora, anche lui è tra gli Smiling Critters, diciamo sus, che potrebbero tornare nel capitolo 4. È un orso yandere molto pericoloso, però i tre peggiori sono sicuramente Piggy Piggy, Crafticorn e questo qui. Questi tre sono veramente sus, perché hanno dialoghi sus che sembra proprio che ci vogliono far fuori. Risentiamoci questo orsetto e poi sentiamo la VHS. Come ti dissi nella Blind Run, non lo voglio sapere perché sei pericoloso. I love you to the moon and back. I'm crazy about you. I'm lost without you. I've been lost a long time. Please, take me with you this time. You won't leave me. Vedi, il suo cartonato non finisce con un urlo, come quello di Crafticorn. Quindi questi qui che non finiscono con un urlo, secondo me sono quelli vivi. Quindi Piggy Piggy è vivo, questo è vivo e quell'altro è vivo. Chicken Chicken mi sa che è morto perché se lo sono mangiato. L'elefante pure. Il coniglietto non è che se lo sono mangiato, è cascato da qualche parte. Catnap check in, perfetto. Infatti mi avevate detto che aveva a che fare con Catnap. Ora mi metto comodo perché questa mi avete detto che è fondamentale. Andiamo, 3, 2, 1, vai. Ok, is Catnap, experiment number 1188. What's his real name again? Rich. Okay. Hey, Theo. How you doing, bud? Okay, normally I'd have Dr. Sawyer do this, but he's, let's say. So you got me until they find his replacement. First off, congrats. Okay. This is officially your fourth year in your new body. Wow. And you've made some real progress, pal. I was told that when you and the other smiling critters, you know, Dog Day, Piggy Piggy, yada yada yada, were added into play care, that you weren't really getting along too well with the kids like everybody else was. Lo vedi, ha nominato pure Piggy Piggy. The kids love you. And that red smoke, that's fantastic, isn't it? Is his, voice thingy still broken? Theo, nobody's gonna save you. This prison is where you belong. We'll let you out here and there to go see the kids and c'è la gabbia sua sotto. And as for the prototype, his home is in the labs. Okay. This is your life now. Get used to it.
Mazza che crudeltà. Capisco perché mi aveva detto di sentire quest'audio. Allora, c'è la conferma del dottor Sawyer del fatto che esiste la zona dei labs, i laboratori, che probabilmente potrebbe essere la zona del capitolo 4. Del fatto che Tio è il nome del ragazzino dentro Catnap e che lui vede appunto in prototype la sua divinità e che poi ci sarebbe stata Laura of Joy. La gabbia sotto, vicino a Dogday, era la gabbia dove tenevano Catnap. Quello che parlava chi era? Vediamo se ce l'ho scritto tra gli appunti. Ah, Lit Pierre, eccolo, è vero, non è Rich, è Lit Pierre, che infatti era quello che abbiamo sentito anche negli altri capitoli, se non sbaglio, che era quello che aveva a che fare con la sicurezza, vero? Che abbiamo sentito nella prima VHS del capitolo 1, è vero, Lit Pierre. Simpatica pure che gli fa la battuta che magari gli era rotto il coso, che dato che Catnap non è uno che parla tanto, magari gli si era rotto l'apparecchio per la codifica della voce. Però sì, Lit Pierre pure, personaggio abbastanza sus, gli fa pure la battuta che so 4 anni che è dentro Catnap, va bene. Ha rinominato Piggy Piggy, ragazzi, vedrete voi se Piggy Piggy nel capitolo 4, vedrete voi. Ah sì, ecco, questo qua, questa videocassetta si collega a una serie di immagini, di file, che a quanto pare erano presenti su un sito che è stato poi chiuso prima dell'uscita del capitolo 3, dove spiegavano proprio che Theodore era collegato al prototype, perché mi avete raccontato che a quanto pare c'era questo disegno di questo bambino con una mano vicino che era il prototype, e di fatto sto ragazzino è diventato amico del prototype, hanno provato a fuggire insieme, la situazione è andata molto male per Theodore, perché ha avuto problemi con il suo Grappak, e poi con la scusa che Theodore era mezzo morto l'hanno fatto diventare Catnap, però giustamente lui si ricorda che il prototype ha provato a salvarlo, no? Quindi c'è questo legame molto forte tra i due, molto interessante. E ci confermano che il prototype è nei labs. Chissà Sawyer dove era andato. Come Boxy Boo, Catnap è stato creato con un obiettivo specifico in mente: far dormire i bambini di Home Sweet Home. Invece Boxy Boo, questa cosa l'abbiamo anche capita in Project Playtime, era stata creata con lo scopo di eliminare tutti coloro che davano fastidio ai piani alti della Playtime. E infatti mi avete detto che una specie di giornalista, pure questa forse l'avete trovata in giro, che un giornalista o un ex dipendente che lavorano qui sono stati mangiati da Boxy Boo. Allora, la prossima VHS è nel municipio, quindi possiamo farci tutta questa parte tranquilli senza VHS. Sono contento di essermi visto questa VHS. Bene, adesso abbiamo fatto questo, direi di affrontare una parte di gioco che sinceramente mi ha divertito, la prima volta che l'ho fatta, quindi speriamo che pure questa volta mi diverta. Parleremo anche della famosa zona che hanno tagliato. La famosa zona delle paperelle si trova in questo posto incredibile. Un peccato che l'abbiano tolta la parte delle paperelle. Mi avete raccontato che anche qui è una di quelle aree che hanno tagliato parecchio, e che ci doveva essere una parte alta con queste creature che ti inseguono, però l'hanno tagliata. Hanno tagliato un sacco di roba questo capitolo 3, eh? Ok, è stato più facile del previsto. Almeno la prima parte, c'è il delirio. Dobbiamo andare a destra e a sinistra, mettere i cuboni sui pulsanti e poi abbiamo risolto questo mini enigma. Non so quanto vi farò vedere di questa parte, ragazzi, perché non è che c'è molto da vedere, è tutto molto sus. Ho fatto pure la battuta in Blind Run, che erano pure carini sti cose, ma sono di una malvagità più unica che rara. Ok, dovremmo aver fatto... Ora sono carine come ci aspettano, maledetti. Beh, il massimo era che ci saltavano addosso quando facevamo sta cosa. Diciamo che dalla parte da qui fino a Catnap, fino al finale, è tutta bella, perché Dogday è incredibile. E io sono riuscito in Blind Run, vi ricordo, a perdermi tutto il dialogo di Dogday, perché quando iniziò il discorso io pensavo fosse al telefono, quindi mi ero paralizzato, fermo. Però non ci avevo pensato, devo fare due passi e mi trovavo Dogday che mi parlava davanti. Come si dice, sono le gioie della Blind Run. Qui c'è una frase molto sus: there is no room for you here, non c'è nessuna stanza per te qui. E qui ci dovrebbe essere la famosa cosa che mi avete raccontato, che infatti io vi dicevo in Blind Run, ma che ci stanno a fare i paperelle? E mi avete confermato, tra l'altro salutiamo Mammy Long Legs, mamma mia Mammy Long Legs, che donna incredibile, mi avete confermato che qui ci dovrebbe essere un muro invisibile, questo qui, che purtroppo non posso spaccare, però insomma, se sapete giochicchiare con i data, questo l'hanno scoperto i data minder incredibili, che qua dietro ci doveva essere una porta tipo quella che ci portava a un altro livello, proprio il livello delle paperelle, perché giustamente altrimenti ste paperelle qui, a parte farci capire che i ragazzini qui ci giocavano e va bene, vedi, c'è pure il disegnino che le puoi muovere, vedi? Ci doveva essere tutto un percorso dove noi pilotavamo la paperella e dovevamo difenderci da queste creature terribili con il bengala, che era molto carina l'idea. Perché non l'hanno fatta? Secondo me si dovevano prendere un po' più tempo magari e aggiungere queste parti. Li trovate su YouTube i video della gente che vi fa vedere proprio il percorso, ovviamente non finito, però ve lo fa vedere. La parte delle paperelle è veramente uno spreco. Ormai abbiamo la conferma essere la prigione di Catnap. Il nostro povero Catnap veniva rintanato qua sotto. E Lit Pierre gli fa pure la battuta: questa sarà la tua nuova casa, eh? Porta chiusa, come vedete, tutte segni di unghiette. E qui il povero Catnap passava il suo tempo. Quindi mi immagino che la conversazione c'è stata tipo Lit Pierre qua e Catnap qua, visto che non lo facevano uscire, tolto appunto a parare il fumo rosso sui ragazzini. Galera con dei peluche di Catnap, come a rinfacciarli: tu sei Catnap e non puoi tornare mai come eri prima. I'm still waiting. Certo, questa l'ha scritto Catnap, ha riferito al prototype, perché aspettava che il prototype facesse la sua mossa, che poi è diventata Laura of Joy. Molto bene, adesso ci vedremo, come vi dicevo prima, uno dei momenti
più alti di tutto Poppy Time. Vi ho parlato del fatto che potrebbe essere Stewart oppure qualcuno, diciamo, di anziano, insomma di qualcuno di più grande, non un semplice ragazzino messo in un giocattolo. Quindi godiamoci questo momento incredibile che io in Blind Run mi sono perso alla grande. Eccolo qua. Vedi che ha una voce sus come Catnap, un po' sus. Ha una voce importante. La loro casa. Povero Dogday. La fine di Dogday è terrifica. Feel what feels empty inside themselves. That thing, Catnap, the prototype is his god. Assurdo. And this is what he does to heretics. Mi vorrei la prova da combattere. These little toys follow Catnap to avoid that very thing. E certo. And in return, they are fed. We try to fight it. The prototype's control. I am the last of the smiling critters. Sta cosa è sus, ragazzi, è molto sus. You need to get out of this place. È necessario che tu viva. You and Poppy can fix this. End this madness. Questo è assurdo. Oh no. Leave me. Please. Cioè, povero Dogday. Dogday non ci avrebbe mai fatto del male, ragazzi. Nuovo obiettivo, corri. Dogday non ci avrebbe mai fatto del male, ragazzi. È veramente potente come scena, diciamo. Tra l'altro l'inseguimento di Dogday non dura neanche tanto, quindi forse potevano farlo durare pure poco di più. Il problema è che non mi ricordo la strada, quindi ah, come sarà divertente qua. Ok, ma anzi me la sono ricordata, ragazzi. Meno male me la sono ricordata. No, non incastriamoci. Allora, non vorrei morire proprio alla fine, come è successo in Blind Run. Eccoci. Non ci fanno vedere la morte di Dogday, però penso sia bello morto, eh. Cioè, emotivamente è fortissimo. Di per sé è un inseguimento molto facile, diciamo. Sentiamoci il cartonato di Dogday. Dogday says, fetch! Go, as far as you can. Che poi qui c'è una voce diversa dal Dogday che abbiamo appena incontrato, eh? Why are you just standing there? You can't be here. You can't stay. Mi sa questo è il momento in cui hanno tagliato le gambe. Adesso se non sbaglio ci chiamo subito Holly e poi inizia la parte finale. Are you alright? She's her lost body parts? I'm really glad you're okay. Meno male. Già. See, before Catnap turned into Catnap, some pretty serious accident. He almost died, but they say that the prototype saved his life, giving up his own freedom in the process. In Catnap's eyes, the prototype is a superhero and has saved this place. So Catnap treats him like a god, killing everyone that opposes him, us included, if we're not careful. That shrine. Un pochetto. Lo vedi? Questa frase è veramente sus, eh? Ok. Questo a suo giro l'abbiamo visto di più negli episodi, eh? Come farà dopo? Adesso ci recheremo al municipio sus, incredibile. Qui mi avete detto di leggere bene i nomi. Io mi ricordo in Blind Run, ho provato a leggerli, ragazzi, però ce ne sono veramente tanti che io non conosco, quindi... Questo mi sa che è nuovo, non c'era nella Blind Run. È vero che hanno aggiunto dei nuovi volantini. E infatti il discorso che ci ha fatto Holly... Non lo so, ragazzi, il fatto che Holly sia il prototype è veramente intrigante. Ma ripeto, io vi ho raccontato negli episodi le possibilità che Holly potrebbe essere addirittura Boogiebot, ho letto, che potrebbe essere Baby Long Legs. Però il fatto che possa essere il nostro adorato prototype è molto probabile. Allora, se non sbaglio, la prossima VHS, la numero 9,
Questa l'abbiamo trovata nella run, è la 10 che non avevo trovato. La 9 è l'Hartman Incident, che dovrebbe essere quella che si trova nella stanza finale. Ah, ma guarda! Think outside. Ah, pensa fuori dalla scatola. Ah, e c'è il box di fumo, che simpatico. Qua c'è Captain, poi che uccide un povero Banzo Bunny. Allora, prima di vederla, questo è un nome interessante, Maria Ashokan. Però, questa tipa chi è? È una che lavorava qui, cioè non l'ho mai sentita io, sta tipa. Head of the school, quindi lei aveva a che fare con la scuola, quindi forse aveva a che fare con Miss Delight. Ora, qui c'è un povero Banzo Bunny che verrà trucidato da Captain, che passa attraverso le pareti perché lui ha i poteri. The Prototype Save Us. Questa, ecco, un altro nome sus. Eduardo Gala. Questo ha a che fare con i Toy Store. Ah, quindi questa era quello del negozio dei giocattoli, che però, ripeto, è una zona che non abbiamo mai visto. Mummy Long Legs, Banzo Bunny. Quindi lui, questo è quello che faceva i giocattoli, mi sta a far capire. Allora, qui c'era l'enigma che dovevo fare al contrario, se non sbaglio. Allora, Stella Graber, lei era a capo di Playcare. Allora, lei, se non sbaglio, abbiamo sentito la VHS nel capitolo 1, che era quella che diceva, appunto, che non voleva crescere per continuare a giocare con i giocattoli, se non sbaglio. E pensavo fosse diventata Mummy Long Legs, ma quella mi pare che si chiama Maria, invece. Allora, questo l'avevo sentito in Blind Run, il caso Hartman, del ragazzo che doveva essere adottato e poi che hanno fatto gli esperimenti, veramente una storia molto triste. Risentiamoci questo, vai. Mr. and Mrs. Hartman! Eccoci qua. Come on in! Please, have a seat. How was your ride down? It was, nothing like we were expecting. Mr. Ludwig's speech was... Well, it just confirms for us that you're the orphanage we want to go through. It's a truly magical place. I felt right at home from the second I entered. You opened that door the first time and you just know. You're never going to leave. Kind of like finding a home as a child and always thinking of it when you want to feel comforted. I understand you want to give Jeremy that home. Yes, and we would like to adopt. Amazing! You'll be perfect for... What? Well, it appears there's been some complications. Complications? What kind of complications? I don't know. Collaudo. The form says testing. What does that mean? Tell us, what does that mean? Miss Graber, we deserve a better explanation than that. Don't you think? You're in charge of all this! How could you not know? And why are we only finding out about this now? I don't. I'm sorry. L'unica cosa che mi sono appuntato di questa VHS è che vi ricordate che avevamo sentito il nome Hartman? Ecco, dovrebbe essere lo stesso bambino, quindi sto ragazzino è stato prelevato. Vi ricordate che in quella VHS lo salutavano pensando che venisse adottato da questa famiglia? Invece lo scienziato che non si sa l'ha prelevato per fare un esperimento. Ora, secondo voi questo qui è diventato qualche giocattolo che conosciamo? Qualche giocattolo che incontreremo nel capitolo 4? Questo praticamente è il seguito della VHS iniziale che troviamo nell'orfanotrofio. La famiglia che gli vuole bene non lo vedrà mai sto ragazzino. Quindi veramente una fine terribile. Vai a capire se adesso Stella qui ha mentito, perché mi pare strano che non sapesse questa cosa, Tra l'altro qui c'è Boxing Boom. Il tuo tempo sta per finire, torna indietro e va via. Queste sono scritte che Cattrop ci fa nella speranza che noi gli diamo retta, ma noi siamo testardi e andiamo avanti. E qui incontriamo Crafticore, il terzo Smiling Critters, che secondo me è veramente sus, perché lui punta al nostro sangue, perché lui dipinge, vuole il rosso, ma il rosso questo ci vuole ammazzare tantissimo. Sentiamolo un po', spariamo in contro testa. Sentiamolo un po', No, preferisco di no. No, non te lo voglio dare blu. Crafticorn. È finito. Mi stai nascondendo altro rosso. Che creatura malvagia. Chiunque stesse parlando con Crafticorn non ha fatto una bella fine. Ok, quella era la 9. La numero 10 si chiama VHS88-1995 e dovrebbe essere collegata all'Hour of Joy. Questa me la sono persa alla grande. Ah, questo era il capo della produzione del gas, Nate Carpenter. Questa era Playhouse Greg, pure questo è un personaggio mistico mai sentito. Home Sweet Home. Ah, questa era a capo dell'orfanotrofio, capirai. Però non l'ho trovata la VHS, io. Quella grigia. Eccoci qua, nel Mega Enigma. Questo, ragazzi, ve lo taglio perché l'avete visto in Blind Run com'è andata, quindi ci vediamo appena risolvo questo enigma. Tra l'altro in questo qua si vede Chicken Chicken che scappa con Crafticon che lo segue, Vai a capire se Crafticon ha ucciso magari Chicken Chicken, Il nostro povero molletto.
Adesso ragazzi ci sarà una scena fondamentale, perché Catrap finalmente ci attaccherà e noi avremo una visione veramente sus, che vi ho raccontato nell'altro episodio, quella che dove feci la teoria che potevamo essere a Ghiwaghi. Ovviamente è una teoria assurda. Adesso noi prenderemo questa bellissima batteria e Catrap magicamente ci farà cucù alle spalle. Carina sta cosa. Vai! Adesso faremo un viaggio. Trova il fiore. Purtroppo non ci possiamo muovere. Trova il fiore. Questa è la fabbrica. Possiamo solo guardarci attorno. Eh no, purtroppo non ce l'ho, Poppy. Dammi delle spiegazioni. Questa è l'entrata del capitolo 1. Questi sono dei ricordi del nostro passato. Veramente intrigante questo viaggio. Questo è un viaggio mistico. Questo è il fumo rosso. Questo è l'orfanotrofio. Quello è Catrap laggiù che ci guarda. Di sicuramente eravamo qualcuno che aveva a che fare con i ragazzini. E questi sensi di colpa che abbiamo ci stanno massacrando. Questa è la scuola. Sai che eravamo un tempo. Forse ci hanno detto tutto all'oscuro. Quello è Miss Delight. Capisci perché dobbiamo mettere fine a tutto questo? Sto girando attorno se vedo tante volte delle cose diverse, ma tutte ombre per adesso. Eh no, purtroppo non lo so. Questa è la stanza iniziale. Aghiwaghi. You don't. No, non te lo ricordi. Questa è Aghiwaghi e questa è la mano del Prophet. Eccolo qua. Sus. Troppo paziente è Catrap, ragazzi, avete ragione voi. Ah ragazzi, io mi sa che dovrò fare un taglio. Non è che devo ritornare qua dentro. Infatti, eccola. E giustamente io nella run ero andato via, non ero ritornato qui. Ma quindi c'era pure prima? Questa parte qui è la stessa parte di quando siamo arrivati. Come ho fatto a non vederlo prima io, scusatemi? Secondo me è un segreto se tu rientri qui invece di uscire. Però io non me lo ricordo prima di aver visto sto coso qua e la VHS qua, che sono veramente ciecato. Allora, questa dovrebbe essere Sus e non l'ho proprio mai sentita, quindi... Ah, quello è il televisore, ok, quindi dove sentirla lì. Ah, questo è quello che c'era nel trailer del capitolo 3. Vabbè, io genio, l'ho sparato sull'affare, proprio un campione. At 11:01 a.m. Eastern Standard Time, an unknown hostile force was declared present within the playtime. E questo è Prototype, ci siamo. Personnel are to begin enacting emergency evacuation protocols immediately. Leave all personal belongings. Do not engage with any hostile individuals. If no exit path is available, seek shelter in a hidden location. Use blankets or pillows to cover your body. Io non credo che questa cosa abbia funzionato, eh. Guardate la terza finestra. Do not open doors for any individuals. Do not make eye contact. Non incontrate lo sguardo di Catrap, probabilmente. Apri subito le porte, l'Hour of Joy è arrivata. Wow, carino. Praticamente questo l'hanno mandato prima della strage. Quindi dice che la frase sus finale, aprite le porte e ora dell'Hour of Joy, è proprio una frase del Prototype che ti fa capire come a livello informatico sia entrato in tutti quanti i computer. E questa qui si dovrebbe collegare alla famosa VHS di Kissy Missy che ho visto sul canale della Mob Entertainment, dove c'erano delle scritte sus, quindi questo è un collegamento sia alla VHS di Kissy Missy sia a Project Playtime con le famose chiamate e messaggi che mi arrivavano nel primo episodio e io non capivo chi diavolo fosse, quindi potrebbe essere proprio il Prode. Mamma mia, bambino Plex. Mamma mia. E l'ultima VHS è quella di Catrap. Perfetto ragazzi, abbiamo recuperato tutte le VHS, mi sento veramente soddisfatto. Ma guarda un po'.
questo è l'ultimo. Già. Vicino all'orfanotrofio. Trovio. Ecco fatto. Molto bene. Ah, voglio vedere se hanno messo l'animazione della pila. E beh. Forse c'era pure all'inizio, non l'avevo vista, che arriva piccolina e poi diventa gigante. Per voi non succederà niente, io devo assolutamente andare a controllare il bagno perché sento dei rumori incredibili. Editing incredibile, ci vediamo tra poco. La situazione sta andando veramente male, ragazzi, ho chiamato l'idraulico, vediamo se viene. Cioè, me lo sentivo che oggi doveva succedere qualcosa con l'acqua. Corri, no? Qui c'è il nostro catnap di quartiere, la batteria rimane là. Ecco, evitiamo che... Quanto sei bello, tesoro! Guardalo. Se penso che il catnap è normale, ma col fumo rosso che noi lo vediamo così, è molto intrigante. Quello che mi chiedo è, questa è una cosa interessante, questo bunker dove noi ci possiamo rifugiare e affrontare catnap, chi l'ha costruito? Cioè, era un piano B se catnap davate matto? Potrebbe essere. Qui mi avete detto che hanno aggiornato un po', perché effettivamente non è che era molto intuitivo farti capire come funziona questa fight, per quanto per me è divertentissima, è veramente divertente. Però prima di tutto risentiamoci l'ultima VHS, che è la VHS con il Dr. Sawyer e il Prototype, dove ti fa capire che lui sa fare le voci. Log code 24459. In relation, experiment 1006. The prototype, as he is, and all is in session. I'm still uncovering fresh data, nonetheless. Today's discovery. È molto divertente come lo inganna. Ready to talk now, are you? Senti tutte le voci assurde. Go ahead. Do you feel anything? This question referred to once. Lo sa lui. Instick us. Beat us. Tear at flesh. Do you feel it? There is a secret inside you. Dentro di te c'è un secret. Valuable beyond all measure. I cut and prod and burn at it. And I get closer with each session. So speak, or don't. Fight, or give in. Regardless, I learn something new about you every day. It excites me. Thank you. Incredibile questa cosa. Tu mi ringrazi. Bellissimo. Absolutely. Impara una cosa o un'altra, devo dire. Questo è interessante perché appunto sentiamo che il Prototype sa rifare le voci. Il Dottor Sawyer è arrivato, ha introdotto questa idea dei giocattoli, di usare i giocattoli con esperimenti sus, la Bigger Body Initiative, per usare i giocattoli al posto dei dipendenti che se stavano a da, perché avevano capito che qui la situazione era sus. E poi, ripeto, il fatto che Elliot Ludwig possa essere il Prototype ha sempre più senso. Allora, qui... Bravi, questa è una cosa intelligente. Bellissimo. Questo lo hanno aggiunto, la voce di Poppy che ci dice un minimo come funziona questa battaglia. Cioè, l'avrete molto più facile. Io all'inizio, quando l'ho fatto in blind, ci ho messo un po' a capire, perché ci sono un sacco di cose che puoi fare. Ti spiega tutto lei. E certo. Ma che carini questi dialoghi! Ok, allora iniziamo, eh. Veramente, veramente, veramente una cosa carina, ragazzi. Ma mi devo ricordare che li ho messi a destra e a sinistra. Veramente una cosa carina. Adoro i dialoghi che hanno messo di Poppy qua. Beh, fa ridere che abbiamo avuto tutte e due le esperienze. In blind ero completamente all'oscuro di tutto quanto, e qui invece abbiamo Poppy che ci spiega tutto. È vero quello? No, quello è fake, man. Ok. Ecco. Questo rimane più difficile, questo qua, di tutti i trucchetti, eh. Il primo try ve lo faccio vedere, poi vediamo come va.
vabbè, però sei dispettoso, Catnap, eh. Sempre qua, oh. C'è niente da fare. Quanto gli piace venire in sto punto, non avete idea. Sempre quello, oh. C'è niente da fare. E vabbè. Abbiamo perso. Un attimo, che qui la situazione è problematica. Oh mamma mia, serio? Qui non è mai venuto. Dai, 9, 8, 4, 3, 2, 1. Dai, 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 dai. Guarda! Ok. Che tra l'altro mi avete detto che se non premi il pulsante lui ti ammazza. Io pensavo fosse automatico. Meno male che l'ho premuto la prima volta. Cioè, tu pensi in blind che deve essere stato per quelli che non hanno premuto e sono fatti un mazzo così e poi Catnap li ha ammazzati. Un'esperienza unica. E adesso Catnap ci saluta. Questa scena è incredibile. Tra l'altro guarda come si vede che è tutto bruciato. Questa vuol dire talmente tante cose. Cioè, in blind run disse perché l'ha ammazzato. Ora rivedendolo a mente lucida è ovvio che lui si è donato al prototype, come lo vedeva come una divinità. A meno che l'ha salvato. E forse Catnap lo rivediamo in capitolo 4. Però penso che faccia parte, come ci ha detto la nostra buona mammy Longlegs, mi hai reso parte di lui. Eh già. Adesso ne vedremo Lover of Joy. E poi qualcuno attaccherà Kissimissi. Io punto molto su Boxy Boo, perché Boxy Boo secondo me sarà tanta roba nel capitolo 4. Like I knew you would. Catnap's gone. The red smoke is diverted. Everything is falling into place. Eh già. Eccola qua. This is your answer. Quindi sei tornato per i tuoi colleghi, quindi confermato che noi siamo dipendenti, sus. Questa è Huggy Wuggy. Che parte all'attacco e divora tutti. Deve essere stata un'esperienza terrificante. Guarda, questa è Mammy Longlegs che ne prende 4 e li butta per terra. Questi sono i Mr. Light. Questo è Kissimissi, che è sus. Boxy Boo assurda. E questa è Catnap. Questa è la scena dei cadaveri. E rivedendo questa mi viene in mente il dialogo che abbiamo sentito nel primo episodio extra. Il messaggio alla radio al contrario, no? Noi dovevamo essere qui, ma non c'eravamo e ci siamo persi la festa. Secondo me Poppy qui è veramente triste quando ci sta raccontando questo, o sotto sotto Poppy è susso, cioè in realtà Poppy è il male incarnato. Once it was all over, drag those corpses down below where they'd never be found. And they ate the bodies. Ma certo. To stay alive. Ma sai, ma fissi. Prototype has to die. For this. For everything. Povero Kissy. Tanto Kissy cosa mangia proprio per sopravvivere?
Forse non mangia lei. Tra l'altro hanno provato i dataminder a vedere se si vede qualche cosa, ma purtroppo non si vede niente della creatura mistica che attacca Kissimissi. Peccato per quel cartellone di Katana, perché è inutile, non dice niente. Once we hit the ground, we need to be cautious. There's something. Certo, sembra proprio Boxy Boo però dal suono, risentendo. L'ora che l'ho pure provato in Project Playtime. No, no! We're coming! A meno che sai che potrebbero essere gli Smiling Critters piccolini. Ragazzi, tanta roba. Sicuramente ci saranno altre mille teorie che mi sono perse, però ho cercato di dire le più importanti. Sono contento che mi sono recuperato tutte le VHS, che ho letto tutte le cose scritte sui muri. Mi dispiace da morire, vi chiedo scusa per questo episodio a tematica acqua, perché non era previsto che mi si allagasse il bagno. Quindi mi dispiace che sono stato un pochino meno attivo del solito. Con questo salutiamo Poppy Pedale in capitolo 3, che ci ha accompagnato per veramente tanto tempo. È stato divertentissimo rigiocarlo. Giocheremo ovviamente il capitolo 4 e ovviamente continuerò a fare Project Playtime, che verrà aggiornato con la fase 4. Giocheremo con Katana, tante cose belle, e sicuramente farò in modo di far vivere Poppy Playtime sul canale, visto che ormai è diventata una di quelle serie cardine del canale. Quindi sicuramente con Project Playtime continueremo a parlarne per i mesi futuri, fin quando non uscirà il capitolo 4. Io vi ringrazio, che cosa sia con voi, e ci vediamo presto.